Buonasera e bentornati alla nuova puntata della Testa nel Pallone. Signori, se Dio vuole è finito questo campionato. Ci siamo salvati grazie al rocambolesco 2-2 di Arezzo. Abbiamo evitato i play-out anche quest'anno all'ultima giornata. Quindi questa sera penso che tireremo le somme di questa stagione, come sempre faremo con i nostri ospiti, che come sempre vi presenta la nostra Beatrice. Bentornati, ciao. Buonasera Enrico. Buonasera ai nostri ospiti, Gigi Manini, il solito editorialista del martedì, grazie a Andrea Orlandi. Buonasera a tutti. Buonasera a Massimo Colonna. Buonasera a tutti. Buonasera a Massimo Minciarelli. Buonasera. Poi può darsi a sorpresa arriva anche qualcun altro. Farà una comparsata. Durante la trasmissione. Vabbè, vediamo qui. Sì, andiamo a vedere i risultati della 34esima giornata che si è disputata domenica scorsa, 17 maggio. Potenza Benevento 1-3, Foggia Crotone 1-0, Pisso Iese Foligno 2-1, Juve Sabbia Paganese 0-0, Cavese Pescara 3-4, Gallipoli Marcianise 3-2, Sorrento Taranto 2-3, Arezzo Ternana 2-2, Perugia Lanciano 1-0. Andiamo a vedere quella che è la classifica. Gallipoli in testa con 66 punti, Benevento ha vinto il campionato ormai, diciamo. certo Benevento 64 punti, Crotone 59, Arezzo e Foggia 56 punti, Cavese 53, Perugia Real Marcianise 43 punti, la Ternana, Sorrento, Pescara e Taranto a quota 42, Paganese e Lanciano quota 41, Foligno 35, Pisso Iese 33, Juve Sabbia 32 e infine Potenza con 28 punti. Allora, prego la regia di lasciare in onda la classifica, quindi commentiamo. Gallipoli, esatto. Direi, è stato promosso in Serie B. Giustamente promosso in Serie B, è stato praticamente primo dall'inizio alla fine del campionato. Benevento, Crotone, Arezzo e Foggia si giocheranno l'altro posto per la B tramite i playoff. Ai playout vanno invece il Lanciano, che nonostante gli stessi punti della Paganese ha una differenza reti negli scontri diretti peggiore e quindi va ai playout, certo, insieme al Foligno, la Pistoiese e la Juve Stabia. Retrocede direttamente in seconda divisione, come si chiama, in C2 il Potenza. Non mi pare niente di sbagliato, perché non sembra stata una delle squadre più scarse che abbiamo visto quest'anno. Che dire, mi risulta che facevano i ganzi, no, sulle trasmissioni perugine, che questo 2-2 di Arezzo era un po' strano, queste partite un po' giuste, invece 3-4 che avesse Pescara e pure assorbendo, no, vabbè, pure quello. Vabbè, lasciano il tempo che trovano, questi non posso, se sono in televisione in diretta non posso dire quello che penso. Va bene, Gigi, partita, insomma, sì. Che vogliamo dire? Se non ci pensava l'arbitro a vivacizzarla un po', mi sa che non succedeva niente. Sul 2-0 un attimo sussulto, perché mi sono ricordato di Bari, però dopo c'è stato subito il 2-1, da quello che ho capito, insomma, dopo la situazione di Bari e Paternana abbiamo avuto molte possibilità di recuperare. Forse l'Arezzo non se la stava giocando proprio all'ultimo sangue. Vabbè, comunque è venuto un pareggio, come dicevi tu, altri risultati strani. Quello che a me ha fatto un po' impressione è che il Taranto e il Pescara due settimane fa avevano 36 punti, erano le ultime, erano in lotta per i play-out, erano le più candidate ai play-out, hanno vinto due partite in modo un po' così, e adesso ce le troviamo a 42 e chi ci ha rimesso è Lanciano. Comunque lo sappiamo, i finali cambiati sono questi, forse qualche scena di esultanza che mi hanno raccontato verso la fine è stata anche un po' esagerata, pazienza, insomma non è un risultato per il quale esultare, il fatto di esserci salvati per l'ennesima volta l'ultima giornata con un pareggio rocambolesco, hai detto tu, la parola vuole dire tutto, peraltro annunciato, diciamo. Abbastanza annunciato e poi verificatosi. Speriamo, ecco, che ci siano finalmente, si cominci a lavorare da adesso all'inizio del ritiro, comunque durante il mercato, all'inizio della stagione nuova, per un campionato prossimo che sia un pochino più che ci riservi qualche soddisfazione in più, perché quest'anno al di là della classifica poi i derby sono andati come sono andati, dire le prime partite ci eravamo anche fatti qualche speranza di un buon campionato, comunque di lottare per i playoff, c'erano stati anche, insomma, mi pare più di 1000 abbonati, sembrava una stagione un po' migliore delle altre, poi alla fine, insomma, è stata una stagione forse anche più noiosa delle ultime. Perché almeno l'anno scorso abbiamo fatto quella bella rimonta nel girone di ritorno, quest'anno
ma neanche quella, insomma, mi pare che c'è stata giusto la partita con la Pistoiese che ha un po' riavvivato l'atmosfera, perché sennò ci eravamo tutti avviati verso un fine campionato di una noia mortale. Con la Pistoiese te ne avrebbe avuto 42 punti. Veramente le ultime trasmissioni e le ultime partite sarebbero state di una noia mortale. Alla fine non ci siamo fatti mancare niente. Nulla, nulla. Direttore, è un piacere averti ospite come sempre. Un giudizio su questa stagione tribolata, tanto per cambiare. Beh, stagione sicuramente tribolata, partita con ben altri auspici da parte della dirigenza della Ternana, finita nel senso che tutti si aspettavano, insomma, il pareggio di Arezzo mette la parola fine su una salvezza che dalla seconda parte della stagione era diventato un po' l'obiettivo preannunciato dalla società, cambiato rispetto a quello iniziale. Che dire, adesso è il momento di iniziare a programmare la stagione prossima, mettere subito alle spalle questa stagione e pensare immediatamente al futuro. Ne abbiamo già tanto parlato, della partita di Arezzo penso ci sia poco da dire, perché al di là anche sui contenuti tecnici e tutto. Adesso ecco, bisogna iniziare a riprogrammare la stagione nuova partendo subito. Credo, secondo me, l'aspetto più importante sia quello della rosa. Cominciare a vedere subito contratti i nomi in scadenza, subito. Contratti in scadenza. Altri, la maggior parte nel 2010. Ormai quelli, no? Ma nel 2010 scadono praticamente tutti tranne Piccioni. Sì, la maggior parte. Qualche altra cosa meno importante. Quindi, insomma, di lavoro da fare ce ne sarebbe tanto. Della partita, un'ultima cosa, poi dopo non ne parliamo. Io dicevo, Massimo, tu che stavi lì a Arezzo sul 2-0, qualcuno ha pensato che potesse finire male anche stavolta? O si capiva che la Ternana avrebbe pareggiato? Sul 2-0 io personalmente, ma ritengo anche Andrea, che era presente con me lì, nella postazione che c'era stata messa a disposizione dall'Arezzo, i fantasmi hanno cominciato a svolazzare sopra. Durato pochissimo, fortunatamente, no? Fortunatamente Rigoni ha fatto un gol dopo un minuto. E a quel punto tutto è stato restituito praticamente a quella che era la logica delle previsioni, cioè un pareggio annunciato in pratica che faceva comodo a tutti e due e che poi in effetti si è concretizzato col gol di Piccioni al 45esimo del primo tempo. Secondo tempo nessuna delle due squadre ha superato più o meno a campo. Io non ci vedo niente di scandaloso, nel senso poi che c'è da dire che a 41 ci saremmo salvati uguali. Sì, la Ternana anche perdendo comunque si sarebbe salvata. Non ci trovo niente di scandaloso perché sono cose che succedono nel calcio. Mi sorprendo che certe televisioni perugine, forse perché insomma ammantate di grande amarezza per quelle che erano state le previsioni della vigilia, ma lo stesso discorso vale anche per noi comunque, però per loro vale di più perché sembrava che Covarelli dovesse essere il messia in quel di Perugia, cosa che invece non è stata. Di fatto hanno sparato addosso i soliti personaggi che tutti conosciamo su questo pareggio, quando invece avrebbero fatto bene a guardare un pochettino i fatti di casa loro, che ce ne sarebbe stato ben d'onte. Sorvoliamo anche su questo campionato. Io sono combattuto tra la soddisfazione di aver tirato comunque un sospiro di sollievo, perché dopo la partita con la Pistoiese, sinceramente con quelle tre partite che dovevamo disputare, Cava di Tirreni, Foggia e Arezzo, c'era di che temere, con la classifica Uzza che ci dava torto nei confronti del Perugia, nei confronti del Taranto, sapendo che comunque il Tarno si sarebbe salvato come in effetti si è salvato. Siamo riusciti a prendere tre punti, due combattuti fortemente, soprattutto quello di Cavalieri di Reni, l'ultimo. Quello è stato decisivo. E quello è stato sicuramente una bella risposta di questa squadra. Io parlo della squadra, logicamente. Anche per la mancata, anche per la Cavese è stato decisivo. Certamente è stato decisivo anche per la Cavese. Ci ha rimesso praticamente il playoff la Cavese con questo pareggio paternale. E qui tutto sommato potrebbe anche prevalere un minimo di soddisfazione, perché sei riuscito a tirarti fuori da una situazione che improvvisamente si era fatta problematica, perché tre punti con la Pistoiese avrebbero significato quota 42, il che avrebbe significato perdere tranquillamente con la Cavese, con l'Arezzo e con lo stesso Foggia e comunque salvarsi. Invece ci siamo dovuti tirare sulle maniche e andare a prendere i punti che ci mancavano sul campo.